È il primo evento internazionale di tennis che si disputerà in città con un tabellone original cut-off straordinario perché si avvicina ad un challenger 50 punti. Avremo Maestrelli, il giocatore che ha fatto finale al Francavilla 2-3 settimane fa, tanti giocatori. Stamattina mi ha contattato la federazione portoghese, arriveranno 4 giocatori portoghesi. Speriamo veramente una gran settimana. Al posto di Chieti ci deve essere Termoli. E dopodiché nel side check che si è fatto a Termoli si è scoperto che a Termoli nella stessa settimana c'era il raduno dei bersaglieri e che quindi non c'era alcuna ospitalità. E mentre andavo via da Termoli desolato ho chiamato il presidente Marianetti, Mauro Febbo per la regione, i primi contatti, c'è stata la disponibilità di Chieti e si è partiti con questa grande avventura. Parliamo di metà aprile, quindi in un mese e mezzo si è fatto tutto. Non c'è un vero favorito del torneo, anche se guardando l'entry list risaltano le presenze del rumeno Filippo Cristiano Ianu, numero 301 al mondo, e degli italiani Francesco Forti, 334esimo, e Francesco Maestrelli, oltre che Alexander Weiss, 413esimo. Di spicco anche la partecipazione del 26enne Stefano Napolitano, oggi numero 597 del ranking mondiale, ma nel giugno 2017 era arrivato fino alla posizione 152. Cospicuo il Montepremi, grazie all'azienda Lazzaroni, che da anni rinnova la fiducia nella gestione del circolo tennis di Chieti, un circolo che cresce gradualmente sia in termini di esperienza che di capacità organizzative e che punta sempre su eventi più ambiziosi come questo torneo da $15.000. È bene che si diffonda anche per la forza da dare agli altri imprenditori a voler fare la stessa cosa per il bene ovviamente territoriale, collettivo, per condividere soprattutto un valore umano, sociale in primis che va diffuso a tutti, a tutte le persone giovani e adulti che possono godere, diciamo, di questo piacere che è la nostra città, perché la risonanza è internazionale, ma chi ne gode appunto è il territorio chietino, il territorio tiatino e soprattutto anche il territorio regionale, perché la Lazzaroni è un nome italiano, è un nome mondiale, però abbiamo il piacere di averlo noi come Regione Abruzzo, ma soprattutto avere, diciamo, il proprietario e l'amministratore che è di Chieti.